Rimane incastrato in un cancello a Bottagna, 58enne ricoverato in shock room. Sorvola con un drone Manarola, i forestali denunciano un turista e sequestrano il velivolo. La locanda a San Pietro di Porto Venere ha un acquirente all'imprenditore Michele De Negri. Due ambulanze dedicate alla memoria di Caterina Buglia e Luca Arpe, scomparsi prematuramente. Le produzioni tradizionali e la storia, due giorni intensi per la festa del grano di Suvero. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la cronaca. Emergenza a Bottagna per un uomo rimasto incastrato in un cancello in via provinciale. L'uomo è rimasto ferito a 58 anni e sarebbe rimasto incastrato nel cancello mentre lo chiudeva. Nell'incidente ha riportato numerose fratture e sul posto sono intervenuti la pubblica assistenza di Ceparana e l'automedica Delta 1 con medico e infermiere a bordo. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e al momento del trasporto il 58enne era ancora cosciente ed è stato portato in codice rosso nella shock room del Sant'Andrea. Parliamo ancora di cronaca. Paura nel pomeriggio sulla strada della Litoranea alla Spezia. Nelle vicinanze dell'abitato di Coregna un incendio è divampato poco dopo le 14. Le fiamme erano in prossimità delle case, tre mezzi dei vigili del fuoco hanno fatto da sponda per difendere le abitazioni. La maggiore preoccupazione era dettata anche dalla possibilità che il vento potesse soffiare intensamente e quindi le manovre di spegnimento lo sono state altrettanto. Altra criticità era dettata da un canalone in secca e pieno di sterpi. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno gestito la viabilità perché le fiamme hanno lambito anche la strada principale. Alle 18.30 l'incendio era in bonifica con i vigili del fuoco e quattro volontari dell'antincendio boschivo al lavoro. E ancora una notizia dalla nostra pagina di cronaca. I militari della stazione Parco, del Parco Nazionale delle Cinque Terre, hanno denunciato un turista dopo che hanno notato un drone in volo a 10-15 metri sulla marina e l'affollata passeggiata di Manarola, per cui hanno denunciato il pilota, un turista di nazionalità tedesco, privo di autorizzazioni al sorvolo e a seguito di questo intervento gli è stato sequestrato il velivolo per impedirne ulteriormente l'uso improprio. Il sorvolo del territorio protetto da parte di velivoli deve essere preventivamente autorizzato dall'ente parco e deve ottenere un'altra autorizzazione e l'abilitazione da parte dell'ente nazionale per l'aviazione civile. E ancora una notizia di cronaca. All'alba di questa mattina una volante della Polizia di Stato ha arrestato un cittadino dominicano per tentato furto aggravato di auto. A finire manette un 28enne che è stato sorpreso mentre stava scaraventando a terra diversi scooter parcheggiati in via Fiume. Le volanti, sulla base di alcune descrizioni di molti testimoni, hanno riconosciuto l'abbigliamento dell'uomo e hanno iniziato le ricerche del soggetto, che è stato poi trovato appunto poco distante dal luogo da via Fiume a bordo di un'automobile. Il mezzo aveva un vetro infranto con un sasso e questo sasso si trovava all'interno dell'automobile. Quando la volante è arrivata, l'uomo era intento a rovistare all'interno del veicolo. È stato arrestato e questa mattina si è tenuto il processo per direttissima. Cambiamo argomento e andiamo a Porto Venere. La locanda San Pietro è stata acquistata e entro la fine dell'estate, probabilmente più verso ottobre, partirà la riqualificazione. Una sola offerta per la storica struttura ricettiva che per 30 anni è rimasta praticamente abbandonata a se stessa per poi essere messa recentemente all'asta. A presentarsi come unico offerente è Michele De Negri, della seconda generazione della famiglia guidata da Gustavo De Negri, considerato secondo la popolare rivista Forbes l'uomo più ricco di Torino. Vediamo il servizio di Laura Ivani, le immagini sono di Davide Morina.
Voglio trasformare questo posto nell'hotel a 5 stelle più bello del mondo, lo ha confidato Michele De Negri, l'imprenditore di Torino che si è aggiudicato la storica locanda San Pietro di Porto Venere, al sindaco Matteo Cozzani dopo l'apertura delle buste dell'asta per l'assegnazione per 6 milioni della struttura a pochi passi dalla chiesa di San Pietro e davanti all'isola Palmaria. Giornata storica per l'amministrazione comunale, per il comune di Porto Venere in generale, ma soprattutto per tutti gli abitanti del nostro borgo. Era una data che aspettavamo da 30 anni e finalmente, grazie al dottor De Negri, avremo la possibilità di vedere di nuovo l'Hotel San Pietro ai vecchi fasti, riaperto finalmente e soprattutto con tanta gente che ci lavorerà dentro. Uno scenario da sogno per un albergo chiuso per ristrutturazione dal 1988 e mai completato. Inaugurato negli anni 20 e frequentato anche dai reali di Monaco, sino a diventare nel dopoguerra il quinto hotel in Europa per pregio. De Negri si occupa del settore biomedicale, ma attraverso la sua società Aurora recupera locali storici come il Ristorante del Cambio di Torino, famoso per essere stato frequentato da Cavour. Il dottor De Negri ovviamente svolge tutta una serie di attività e l'immobiliare non è la sua attività principale, ma si dedica al recupero di luoghi storici come per esempio il Ristorante del Cambio di Torino, e quando è venuto per la prima volta qui a Porto Venere si è appassionato talmente tanto della storia della locanda che ha voluto e ha deciso di investire. L'hotel è stato pignorato ad una società che deve corrispondere 500.000 euro di suolo pubblico non pagato per i ponteggi che furono installati per una ristrutturazione mai completata. I tempi di intervento saranno rapidi ed è prevista anche una riqualificazione di Calata Doria e della piazzetta San Pietro. Entro l'anno vorrei che almeno la prima fase di mitigazione dei problemi, del rischio che ha la struttura venga eseguita e poi magari, perché no, iniziare subito i lavori e fare delle varianti in corso d'opera che possano permettersi appunto di non fermare il treno che è partito con la giornata storica di ieri. Interventi importanti anche sulla calata? Interventi importantissimi sia sulla calata che su Piazza San Pietro, perché gli oneri di urbanizzazione saranno volti appunto al miglioramento di questa zona e quindi tutto il rifacimento della zona di San Pietro e della passeggiata a mare, che è un punto fondamentale e ovviamente anche nell'interesse della struttura avere in perfette condizioni. Non si placa la preoccupazione da parte degli abitanti di Montalbano, infatti il Comitato Tutela di Isola Montalbano e Felettino anche quest'anno ha organizzato, questa volta per domani, venerdì 21 luglio alle 18, la sesta edizione dell'aperitivo sotto la frana. Parteciperanno anche il sindaco Pierluigi Peracchini, il presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri, che è anche tra i fondatori del comitato, e l'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi. Andrea Costa, capogruppo in Consiglio Comunale di La Spezia Popolare, presidente della Commissione Territorio Ambiente della Regione, annuncia: è stata superata la scadenza perentoria del 18 luglio per l'inoltro delle osservazioni in merito al PUC. Il Comune esaminerà anche quanto pervenuto e perverrà successivamente in modo da poter avere un quadro più completo possibile di ciò che i cittadini e gli imprenditori si aspettano dal proprio territorio. Il consigliere spiega che saranno applicate nel PUC quelle leggi regionali vigenti, come quella relativa al recupero dei sottotetti e il piano casa, che permetteranno ai cittadini di intervenire sul patrimonio edilizio esistente al fine di integrare mutate esigenze abitative. Costa conclude: saranno riviste le scelte di sviluppo dell'intera città, che vanno dal sistema infrastrutturale, l'offerta turistico-ricettiva, al sistema collinare, la sua salvaguardia, i piani d'aria, ai distretti di trasformazione. Parliamo ancora di politica, questa volta interviene Rifondazione Comunista. È letteralmente irresponsabile la guerra tra gli ultimi, alimentata dall'amministrazione spezzina che al grido "prima gli italiani" mostra tutta la xenofobia che la pervade. Lo sostiene appunto in una nota Rifondazione Comunista in merito ai servizi di controllo stabiliti dal Comune della Spezia, che vedono coinvolti in prima linea anche gli agenti della municipale contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nella nota Rifondazione chiede maggiore attenzione per le fasce deboli e auspica interventi incisivi per maggiori alloggi per evitare guerre tra poveri.
Spostiamoci a Sarzana, mattinata di sopralluoghi per il sindaco Alessio Cavarra che, accompagnato dall'assessore ai lavori pubblici Massimo Baudone e da alcuni tecnici, ha controllato lo stato di avanzamento lavori di alcuni cantieri aperti sul territorio. Il primo, spiega il sindaco, lo abbiamo fatto al Teatro Impavidi, dove si procede alacremente con i lavori che saranno conclusi nelle prossime settimane e che ci consentiranno di riconsegnare il teatro alla città a fine agosto. Intervento con ogni probabilità terminato a fine settembre anche per il sottopasso di via del Murello. La nota del sindaco prosegue, ritmi serrati anche all'ex Laurina, dove sono iniziati i lavori per la ristrutturazione dello stabile a partire dalla pulizia interna, a cui seguirà a fine agosto l'allestimento del cantiere in piazza Martiri per iniziare la demolizione della parte di edificio non storico che si affaccia sulla piazza stessa. Infine verifica sugli interventi che riguardano strade e verde, in particolare, prosegue il sindaco, mi ha fatto molto piacere constatare l'asfaltatura di via Bradiola, in intervento che i cittadini chiedevano da 20 anni, che mi hanno fatto notare durante l'iniziativa il sindaco a casa tua. No, nuove nomine alla Wiltech, i candidati eletti sono Roberto Saita, Andrea Musso, Vincenzo Gambino e Giovanni Blandi, nonché Sergio Spirito e Giuseppe Traversa, già responsabile della segreteria territoriale. La segreteria regionale Wiltech, si legge in una nota, esprime piena soddisfazione per un così rilevante successo e si impegna come sempre a rappresentare e tutelare i diritti di tutti i lavoratori. Torniamo un attimo a Porto Venere, due nuovi mezzi per la pubblica assistenza Croce Bianca che sono stati inaugurati questa sera. I due mezzi, un'ambulanza e un'automedica, sono dedicati a due ragazzi del paese scomparsi troppo presto, Caterina Buila e Luca Arpe. Vediamo i servizi di Serena Enrico. Un'ambulanza e un'automedica sono stati inaugurati questa sera e a partire da domani, venerdì 21 luglio, i mezzi della pubblica assistenza Croce Bianca di Porto Venere saranno operativi. Due mezzi all'avanguardia che sono stati dedicati a due persone del paese scomparse troppo presto, Luca Arpe e Caterina Buila. È un segnale di vicinanza molto importante alle famiglie di Caterina e di Luca, per noi un momento veramente toccante. Ringrazio la pubblica assistenza che ha avuto questo pensiero, noi siamo sempre stati vicini alle due famiglie e ci tengo in modo particolare appunto che tutta la popolazione oggi sia intervenuta. I mezzi sono stati acquistati grazie al contributo del Rotaract Club della Spezia. Ringrazio per questo contributo e sono due mezzi dedicati, uno a un nostro volontario che purtroppo un mese fa circa ci ha lasciato, Luca, e l'altro Caterina, che è mancata 2 anni fa. Questi due mezzi sono dedicati a loro. Presente all'inaugurazione anche il sindaco Matteo Cozzani. Sono felice che la pubblica assistenza continui a investire nei mezzi, noi continuiamo a collaborare insieme a loro perché danno ovviamente un servizio fondamentale per la nostra comunità. Noi diamo assistenza 24 ore con grande sacrificio, però cerchiamo di non creare vuoti di tempo, ecco, perché la gente ha bisogno. E quando c'è bisogno si parte, si va. Spostiamoci in Val di Magra al quarto incontro della rassegna letteraria dal titolo Storie di donne, donne di storia, organizzato dall'assessorato alla cultura e alle pari opportunità. Si terrà domani, venerdì 21 luglio alle 21, nella piazza della chiesa di Valeriano in occasione della festa patronale di San Apollinaire, con la presentazione del libro La linea del destino di Daniela Tresconi. Festa del grano a Suvero, 2 giorni all'insegna della riscoperta delle produzioni tradizionali, della buona cucina e dell'intrattenimento per grandi e piccini. L'appuntamento è per questo fine settimana nel borgo del comune di Rocchetta Vara. Ce ne parla Laura Evani, le immagini sono di Davide Morina. Questo sabato e domenica torna a Suvero la festa del grano, una tradizione ormai per questo comune. Qual è il programma di questa edizione? Sì, è una tradizione che festeggia il raccolto nuovo, un raccolto ricchissimo di quest'anno. E la festa è articolata nei 2 giorni, sabato e domenica, ci sarà la cena in entrambi i giorni,
una cena itinerante per le strade del paese di Suvero, e una cena con prodotti tradizionali a base proprio di grano cucinati dalle nostre donne di Suvero. E nei due giorni ci saranno poi attività collaterali, in particolare domenica pomeriggio in piazza a partire dalle 16 la trebbiatura del grano. Un programma davvero ricco anche quest'anno, ma una festa che nasce dal fatto che è stato riscoperto un prodotto di questa terra, un prodotto molto antico che è il grano bianco, l'antico grano bianco di Suvero. Appunto, si diceva, un progetto che il comune sta seguendo con Slow Food. Sì, è un progetto che ormai portiamo avanti da anni ed è questa una festa importante perché è legata davvero a un prodotto tipico che viene dal nostro territorio. Come abbiamo raccontato più volte, nel corso dei decenni i poderi intorno a Suvero, invece di comprare i semi che venivano ormai preparati dalle grandi multinazionali, hanno conservato i loro semi tradizionali, li hanno scambiati tra di loro, conservando così un prodotto legato al territorio, un prodotto autoctono. Questo prodotto è stato studiato anche recentemente, ad esempio dall'Università Sant'Anna di Pisa, dal professor Stefani. Proprio in questo anno sono stati pubblicati due interventi scientifici nuovi, uno dedicato al grano, uno alla farina che si ricava da questo grano, perché è un grano particolare, molto alto, i grani antichi sono tutti alti, mentre via via nel corso degli anni si sono abbassati perché sono più comodi da lavorare, e questo è un grano che ha caratteristiche straordinarie, quindi una spiga bianchissima e poi un uso ideale per la produzione di farinacei e quindi per la pasta e il pane. Quindi l'invito a partecipare sabato e domenica per scoprire questo straordinario prodotto e per partecipare naturalmente a questa festa. Certamente, anche i bimbi sono invitati, tra l'altro ci saranno domenica gli asinelli e per tutti i bambini che vorranno provare a cavalcare l'asinello verrà rilasciata la patente di asinaro e quindi è un'occasione anche per avvicinarsi ai nostri animali domestici, oltre che ai prodotti del nostro territorio. Parliamo ancora di cultura, c'è anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini alla serata inaugurale di Mentana Rock Benefit che per tre giorni animerà appunto Piazza Mentana. L'evento musicale è organizzato dall'associazione di volontariato No Profit Real Flavor che si occupa di raccogliere fondi e in questa occasione i beneficiari saranno il reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Il primo appuntamento è per questa sera, invece domani, domani 21 luglio la serata sarà aperta dai Corda Libera, seguiranno le esibizioni dei Rock Memorial Church Orchestra e J True Tale, tributo ai Jethro Tull. La serata finale è per sabato 22 luglio e si aprirà con i These Days per proseguire con Ritorno in Seconda Classe, i Panacea, che presenteranno il nuovo singolo Fuori Controllo e dagli On Off che presenteranno il nuovo disco e un tributo agli AC/DC. L'Associazione Amici del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia e il Consorzio Il Cigno hanno promosso la prima edizione di una rassegna musicale della Lunigiana Storica. La rassegna, inaugurata al Castello di Madrignano, si articolerà in 6 concerti, il primo appuntamento domenica 23 luglio in occasione della festa patronale di San Apollinare sarà il borgo medievale di Valeriano a ospitare il concerto Ensemble Ance Libere con fisarmoniche, sassofono e fagotto alle 21:15 nella chiesa parrocchiale. Tradizionale raviolata a Ziona di Carro per sabato 22 luglio al centro polisportivo. E si parte alle 19:30 con la cena, alle 21:30 si terrà il ballo con i solisti dell'orchestra Campanini. Ritorna con il primo appuntamento in programma sabato 22 luglio nell'abitato di Fossato, la rassegna estiva sarà Le Borghi in Allegria. Dopo l'esordio a Fossato il programma propone altre due tappe domenica 6 agosto a Pastine e venerdì 18 agosto a Lavaggio Rosso. I partecipanti potranno usufruire del servizio di trasporto gratuito in bus con due partenze alle 21 alle 21:30 e dal capolinea di via Rimembranza. Il corso di ritorno iniziare dalle 23:30. E parliamo di sport, tre giorni con il canottaggio speciale a Follo, un fine settimana intenso per ricordarsi che lo sport non ha limiti. Vediamo il servizio e le immagini sono di Raffaele Maulella.
tutti della stessa barca. È il vento che il prossimo fine settimana è il vento protagonista folle. Qual è il programma di questo weekend? Beh, noi come io come consigliere a Canottieri Veloce chiaramente sarò presente alla vostra manifestazione che farete piano di Follo. E sono contento e orgoglioso di avere, diciamo, questa nuova categoria di atleti nella nostra società, ci mancavano. E vi stiamo seguendo con attenzione e il dovuto, diciamo, interesse che voi dovete che meritate e dovete avere, ecco. Abbiamo altri partner, ci facciamo spiegare cosa verrà in questo fine settimana. La festa si svolgerà tutto il fine settimana, si inizia il venerdì sera con la cena. Si continua sabato e domenica anche a pranzo. Ci saranno molte specialità locali, dalla carne in croce, insomma, testaroli al pesto, anche per chi viene da fuori. Poi ci saranno delle esibizioni di ballo, ci sarà il sabato pomeriggio la staffetta integrata con i ragazzi disabili e i partner, e poi parteciperà tutto il pubblico, e avremo sia nel pomeriggio del sabato che della domenica anche le waterball, questa piscina con queste sfere giganti all'interno del quale ci si potrà divertire, sia grandi che piccini. Tu sei un atleta, ecco, spiegaci sabato cosa verrà dalla parte sportiva. Io sono la partner dei ragazzi e sabato farò la staffetta integrata con loro e inoltre farò un'esibizione con la palestra Sporting Life di Follo. Luca, sei pronto per questo fine settimana? Ma sì, siamo pronti, ci divertiremo. Un attimo. E daremo una mano a servire, aiutare a questa bellissima opportunità, questa bellissima festa, e invitiamo tutti i nostri amici a venire a trovarci. Per chiudere, Piero, gli appuntamenti e una bella questa iniziativa. Sì, allora, per quanto riguarda questa cosa è bellissima, perché è la prima festa nazionale del canottaggio speciale. Siccome siamo sempre stati precursori di tutte le iniziative, siamo partiti nel 2009 col canottaggio speciale e vogliamo per la prima volta fare questa festa. Ovviamente l'obiettivo della festa è quello di raccogliere fondi per acquistare una barca che insieme alla Veloce l'utilizzeremo con i nostri ragazzi più giovani e meno giovani. E poi abbiamo tantissime persone da ringraziare, tutti quelli che hanno collaborato. Non ci resta che fare un invito per il prossimo weekend di andare a Follo a vedere questa bella iniziativa. E parliamo ancora una volta di cultura e spettacolo, perché domani parte a Marina di Carrara il premio Lunezia. Vediamo qualche piccola anticipazione con Stefano Di Martino, vediamo. La 22esima edizione, insomma, si svolgerà ancora qui a Marina di Carrara il premio Lunezia 2017 o Festival della Luna, con ancora una volta un cast importante e soprattutto tante attenzioni per le nuove proposte. 10 ragazzi provenienti da tutta Italia, seguiti da Radio Rai, seguiti da tanti addetti ai lavori per cercare di essere promossi, aiutati per entrare nel mondo della musica leggera italiana. Tra i big presenti domani sera il rapper Gali, piuttosto che Masini, dei giornalisti, e ancora il 22 la presenza, diciamo, un grande ritorno, quello dei Negramaro, e ancora Alexia e Fabrizio Moro e molti altri big che sono talmente tanti, insomma, non li ricordo neanche tutti. Insomma, questo avverrà domani sera e dopodomani sera a Marina di Carrara in piazza Menconi con ingresso gratuito, ma il Lunezia non finirà con queste due giornate, perché ci saranno altre due appendici 27 luglio con Dolce Nera e Thomas, e ancora l'8 agosto gran finale con Caposella per questo premio Lunezia canzone d'autore all'ultimo album di Vinicio Caposella. Il rispetto dell'ambiente, il riciclo, più piccoli si è meglio si impara, questo è l'obiettivo dei laboratori creativi Resai Lab, organizzati dal Comune di Lerici, che si terranno sul territorio lericino quest'estate a partire dal 25 luglio fino al 29 agosto. Il primo appuntamento è con calze matte
proprio il 25 luglio. Dopo l'anteprima del 2 luglio scorso dedicata al poeta Eugenio Montale con il concerto Madrigali, domani venerdì 21 luglio alle 21.15 al Santuario di Nostra Signora di Soviere di Monterosso al Mare apre ufficialmente il 36esimo Festival Internazionale di Musica 5 Terre dedicato alla valorizzazione degli strumenti storici e dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale. Verranno proposte musiche di compositori barocchi messicani del Settecento. E ora passiamo allo sport e sentiamo insieme Enrico Lazzari che sta seguendo lo Spezia Calcio in ritiro, impegnato nell'amichevole con la Pontremolese. Sentiamo. Finisce 10-0 la prima amichevole degli Aquilotti con la Pontremolese nel ritiro appunto di Pontremoli allo stadio Lunezia, davanti a un buon pubblico, quasi 1000 spettatori sono saliti fino in Alta Lunigiana per vedere appunto questa prima uscita da parte degli Aquilotti. In mostra subito gli attaccanti, fece Francesco Forte, per lui una tripletta nel secondo tempo, nel primo tempo invece c'è stata la doppietta di Granoce, ma anche in rete il nuovo arrivato della Roma, Soleri, che ha segnato anche il primo gol stagionale degli Aquilotti, proprio al 16esimo. Al 18esimo, al 26esimo è stato Granoce invece a mettere in rete le sue due realizzazioni, una su rigore, poi al 37esimo sempre nel primo tempo Sciaudone, nel secondo tempo al 10° e al 14° Forte ha portato il risultato sul 6-0 e poi Scecchi Lazze al 20°, lo ancora Forte al 36°, al 40° Vignale, al 44° Giassi, questo il tabellino dal punto di vista delle reti. Qualche indicazione ovviamente per quanto riguarda Mister Gallo, ma la forza dell'avversario fa sì che le indicazioni siano assolutamente relative. Ci sarà un'altra amichevole domenica, soprattutto poi l'amichevole del giorno 28 quando qui a Lunezia salirà il Savona, squadra ancora di categoria inferiore rispetto allo Spezia, ma comunque una squadra più attendibile, se vogliamo così dire, rispetto alla prima uscita, sicuramente a questa prima uscita con la Pontremolese. Qualche indicazione positiva anche nel secondo tempo dai nuovi acquisti, sia Jazzy che Shekiraz, molto rapidi. Per quanto riguarda il resto, molti giocatori che già conosce il pubblico a Spezzino e altri che sono rientrati dai prestiti, che si stanno facendo vedere, anche perché la truppa è ancora molto molto numerosa, dovrà essere scremata e ci saranno delle cessioni nelle prossime settimane, degli elementi che chiaramente non rientreranno nei piani di Mister Gallo. Questo per quanto riguarda la prima amichevole, ripeto, Spezia 10, Pontremolese 0. Che sarà caratterizzata da cielo soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. Il mare sarà mosso, localmente mosso su estremo ponente, in calo dal primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di 19 gradi e una massima di 30 gradi. E per questa edizione del TLS Giornale era davvero l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud. Arrivederci.